Gianni Vattimo, parola chiave pensiero debole. Avevamo pensato già da tanto tempo di dedicare un video a questa parola chiave, al pensiero debole, a Gianni Vattimo, e in un certo qual modo ci dispiace, ecco, doverlo pubblicare proprio in questi giorni in cui Vattimo purtroppo è venuto a mancare. La nostra idea era quella di omaggiarlo e continua ad essere questa, ovviamente, omaggiare un grande pensatore italiano e un pensiero interessante, ecco, come quello che è stato in grado di proporci. Questa espressione pensiero debole ha avuto tanta fortuna, tutti ne abbiamo sentito parlare, chi più chi meno. Ecco, cercheremo di capire che cosa si tratta, che cosa significa pensiero debole. Quello che dobbiamo dire preliminarmente è che c'è un testo di riferimento. È nostra consuetudine, appunto, rifarci i testi, leggere dentro i testi, e anche in questo caso ovviamente ne abbiamo uno di riferimento. Ebbene, l'opera di riferimento in questo caso è un'opera che fu pubblicata nel 1983 per l'editore Feltrinelli, e quest'opera recava appunto un titolo eloquente, un titolo, come abbiamo detto, destinato, ecco, poi a riscuotere tanta fortuna. Il pensiero debole. Non si tratta di un singolo saggio, come si potrebbe credere, ma di una raccolta di saggi in realtà, una sorta di curatela, potremmo dire, una raccolta di saggi che verte attorno a questo tema, il tema del pensiero debole. Non tutti gli autori che presero parte a questa edizione condividono le stesse idee in merito, non tutti si attestavano o si attestano sulle medesime posizioni, tuttavia vi era, e vi è, perché alcuni sono ancora in vita, un punto comune che li legava e che li lega. Questo punto è rappresentato dal pensiero debole. Tanto per citare alcuni autori che presero parte a questa edizione, che innanzitutto va detto è curata da Gianni Vattimo e Piraldo Rovatti, ma dicevo, giusto per citare alcuni degli autori importantissimi che presero parte a questa edizione, si può citare Maurizio Ferrari, se si può citare Umberto Eco, tanto per dire. Ecco, vi è all'interno di quest'opera una prefazione che è curata da Vattimo e Rovatti, e dopodiché questo insieme di saggi si apre appunto con il saggio di Vattimo, che verte ovviamente intorno a questo tema, al tema del pensiero debole. La prima cosa che va intesa, il primo elemento che dobbiamo chiarire quando parliamo di pensiero debole, è che, contrariamente a quello che si può intendere quando ci si riferisce appunto alla debolezza del pensiero, e Vattimo questo lo chiarisce, ecco, debolezza del pensiero non significa abdicazione, non è un'apologia indiretta, non corrisponde, non vuol significare un'apologia indiretta dell'ordine di cose esistenti. E sì, perché si potrebbe pensare, ma se il pensiero perde la sua forza, se il pensiero perde il suo fondamento, quella luce, quella stabilità che la metafisica ha sempre cercato di conferirgli, allora un pensiero debole è un pensiero che porta tutto sommato anche all'accettazione dell'esistente. Se non esistono strutture forti, se non esiste un pensiero forte, tutto sommato non c'è neanche qualcosa appunto di forte, qualcosa di solido, qualcosa che possa dirsi di fondato, per cui battersi, per cui protestare, per cui rivoltarsi. Ecco, Vattimo ha sempre criticato questo aspetto, perché in realtà non è così. In realtà potremmo dire che sia proprio il contrario, lo vedremo meglio, nel senso che
proprio nella misura in cui viene meno il fondamento, proprio nella misura in cui viene meno un pensiero forte, allora è proprio a quel punto che diviene maggiormente criticabile e che lascia il posto evidentemente alla critica, al dialogo, proprio perché manca un fondamento. E si potrebbe anche dire, se esiste un fondamento e questo fondamento è assoluto, chi può criticarlo? E così punto e basta, bisogna accettarlo. E proprio sulla base di questo principio, purtroppo, che si sono anche instaurati regimi peggiori, non erano criticabili perché il loro fondamento era un fondamento assoluto, in alcuni casi religioso addirittura. Quindi non coincide con l'abdicazione il pensiero debole. Certamente però, che cos'è? È una constatazione, perché di questo si tratta, chiariremo meglio anche questo aspetto, una constatazione di un fatto evidente, e cioè che il pensiero ha perso la sua forza e che quindi quel fondamento metafisico di antica memoria, che l'ha reso così forte, venendo meno, rende ora il pensiero debole. Certamente un pensiero debole, un pensiero che si depotenzia, che cede terreno, può indurre al timore, perché si può pensare appunto che mancando questo fondamento, mancando una struttura stabile, e quindi negando questa stabilità, si cade in preda, diciamo, al caso o al caos, tutto può essere messo in discussione, non ci si può più aggrappare a nulla, e questo può indurre al timore. In realtà proprio questa zona d'ombra, utilizzerà proprio questa espressione Fatimo, probabilmente rifacendosi alla famosa radura di Heidegger che abbiamo visto nel video su essere tempo, ecco, proprio questa zona d'ombra in realtà non deve, ecco, spaventare. Certo, rappresenta la perdita del riferimento luminoso, unico, stabile, come diceva Fatimo, cartesiano, ma non deve spaventare, perché in realtà può aprire, ed è questo poi il significato del pensiero debole, può aprire ad un qualcosa di nuovo, ad ulteriori sviluppi del pensiero. E certamente per certi versi sono inquietanti, questo è drammatico, questo non viene negato. Ma qui si tratta di capire se si vuole stare dalla parte della verità, e vedremo poi che cosa Fatimo intende per verità, o se si vuole stare dalla parte di una menzogna, di ciò che si è dimostrato menzognero, per quanto rassicurabile. Abbiamo parlato di constatazione. Il pensiero debole è più che altro una constatazione, è qualcosa che si respira, è qualcosa che c'è, qualcosa che si constata, appunto. Non è un'invenzione, prendere atto di ciò che è. E qual è questa realtà? La realtà che si determina praticamente lungo tutto il Novecento, questo secolo breve come è stato definito. Ricordiamoci l'anno di pubblicazione dell'opera, 1983. Ebbene, siamo quasi a conclusione di questo secolo breve, che terminerà con la caduta del muro di Berlino e, come sappiamo, inizia con la Prima Guerra Mondiale. E quindi è un po' un tirar le somme. Ma rispetto a che cosa? Rispetto a tutto quello che si era determinato, rispetto a tutto quello che era, rispetto a tutto quello che era stato già detto. Secondo Fatimo, infatti, questo percorso che poi porterà al pensiero debole, un percorso che inizia addirittura con Nietzsche e con quella famosa frase, con quella famosa dichiarazione, potremmo dire, secondo la quale Dio è morto. Ora è chiaro che Nietzsche non si riferisse ad un dio religioso. In questo senso sarebbe stato anche più rassicurante, perché uno può dire, vabbè, insomma, è morto il dio di quella religione, ma ce ne sono pur sempre altri, insomma, a cui aggrapparsi. Il problema era un problema ben maggiore, un problema ben più grave, perché morte di Dio significava appunto la morte del fondamento. E questo è un aspetto inquietante. Ecco, questo è certamente un punto di riferimento, ma tra i riferimenti di questo pensiero non può non mancare Heidegger, che tantissimo ha influenzato il pensiero di Fatimo, un pensatore come Lyotard, certamente, e poi ovviamente uno dei maestri di Fatimo, Gadamer, e l'ermeneutica. E
Ecco, qui bisogna aprire una parentesi sull'ermeneutica, perché già capire questo significa poi capire buona parte di questo pensiero debole. Vatimo si è sempre considerato un filosofo appartenente, ecco, a questa corrente filosofica, l'ermeneutica. Che cosa significa ermeneutica? Non abbiamo dedicato ancora nessun video specifico sul tema. Ecco, ermeneutica, beh, innanzitutto l'etimologia, come sempre, ermeneutica si rifà ad un dio che era Hermes. Hermes, tra le sue caratteristiche, ne aveva una in particolare, quella di essere un messaggero. Ermeneutica, quindi, che cosa significa? Beh, ermeneutica è un po' l'arte del codificare, dell'interpretare dei messaggi che evidentemente non sono chiari a tutti, non sono di facile interpretazione. E quindi è sempre stata quella tecnica, quell'arte, quel sapere volta ad interpretare testi complessi. Quando si parla di ermeneutica, si parla di interpretazione, un sinonimo di ermeneutica. Testi biblici, per esempio, si parla di ermeneutica biblica o testi in generale complessi che necessitavano appunto di un canone interpretativo. Ecco, benissimo, ma ad un certo punto qualcuno si rende conto che in realtà il quotidiano ermeneutica, che la nostra conoscenza è ermeneutica, che la nostra conoscenza è interpretazione. Quindi l'ermeneutica non è soltanto qualcosa di particolare per interpretare testi complessi, no, è la nostra interpretazione del quotidiano, è la nostra conoscenza del quotidiano. Questo perché? Ma perché conoscere significa interpretare. Ancora una volta Nietzsche dirà: non esistono fatti ma interpretazioni. Quello che noi vediamo, quello che noi conosciamo è interpretazione. Perché interpretazione? Perché innanzitutto noi non siamo delle tabule rase, come qualcuno ha pensato. Il nostro conoscere non è appunto un qualcosa che si imprime su una tabula rasa, non sono dei colori, delle figure che si imprimono su un foglio bianco, posto che anche quel foglio in realtà sarebbe già una struttura. Ma il nostro conoscere è sempre determinato, come diceva Heidegger, e si muove sempre in un orizzonte che è un orizzonte di avvedutezza, quasi di preconoscenza, perché altrimenti la conoscenza sarebbe impossibile. E da che cosa è dato questo orizzonte, dal qui ed ora, dal trovarci qui e ora in un determinato contesto, portatore di una cultura, da tanti condizionamenti, ma in modo particolare dal linguaggio. Noi conosciamo attraverso il linguaggio, ed è il linguaggio che ci permette di interpretare. E quindi conoscere, arrivare alla verità, in questo senso significa linguaggio, significa dialogare. Significa giungere ad una verità che però non può neanche avere la pretesa di essere una verità assoluta. Questo è chiaro, appunto. E già qui si mostra una certa debolezza, potremmo dire. Possiamo rammentare Heidegger, per l'appunto, che definiva il linguaggio come la casa dell'essere. E quindi il linguaggio è, attraverso il linguaggio, il dialogo. È ciò che permette di giungere alla verità, che non è un rispecchiamento, ma è appunto dialogo, è appunto logos, ecco, anche potremmo dire in questo senso. Linguaggio. E così abbiamo tutto quello che ci serve per capire la prima citazione del saggio di Vattimo. La leggiamo. Come si costituisce una visione debole del pensare? Questa potrebbe essere la domanda. Si costituisce proprio supponendo la possibilità che, di contro a una impostazione duramente metafisica del problema del cominciamento, muovere dei principi primi dell'essere, o a una metafisico-storicistica, alla Hegel, tanto per dire, si dia una terza via di stampo empiristico, senza però alcuna pretesa di muovere da qualche esperienza pura o purificata di ogni condizionamento storico-culturale. E più avanti Vatimo scrive: la fondazione, l'avvio, l'invio principio del nostro discorso non può non essere, in altre parole, che fondazione ermeneutica. Attenzione a quel empiristico posto tra virgolette, perché? Perché in realtà questa terza via non è una terza via totalmente empirista o puramente empirista, laddove per empirismo si potrebbe intendere appunto quel discorso che richiamerebbe la tabula rasa. No, è un empiristico posto tra virgolette perché certamente presuppone che cosa? Ecco, presuppone quell'esperienza storica, quell'esperienza di dialogo, quell'esperienza attraverso la quale poi si può giungere
ad una verità, ecco, senza la pretesa che però questa sia purificata, ecco, sia pura, ecco, semplicemente, ma che risente da tutta una serie di condizionamenti storico-culturali. Il linguaggio, in questo senso, peraltro, forse la massima espressione culturale. Per tutta la prima parte di questo saggio, Vattimo, critica, comunque analizza il pensiero dialettico, mettendo in evidenza i limiti, di questo pensiero, limiti che nell'idealismo sono ben evidenti, laddove l'idealismo in sostanza contrasta rispetto a tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, appunto nella sua concezione dell'assoluto. Evidentemente, ma va detto che anche i critici poi dell'idealismo, ma pur sempre pensatori dialettici, pensiamo al marxismo, ecco, sono un po' caduti nello stesso problema, cioè nella stessa volontà tutto sommato di assolutizzare, sebbene rovesciando la dialettica, sebbene nel tentativo di far rientrare all'interno di questo assoluto ciò che prima era stato espulso, cioè o non era stato considerato il proletariato, perché c'è un problema di fondo, ovviamente. Il problema di fondo sta sempre nel tentativo di ricercare quell'assoluto e quel fondamento, potremmo dire anche quel telos che muove la storia. In questo senso Marx non è differente da Hegel, cambia l'obiettivo, ma la filosofia della storia è uguale, insomma, entrambi condividono questo fine verso cui la storia tende, che implica evidentemente un fondamento, che implica un processo già tracciato e già segnato. E infatti, a questo proposito, che cosa scrive Vattimo? Il pensiero dialettico novecentesco, avendo recepito le ragioni del rovesciamento marxiano dell'idealismo, si presenta come pensiero della totalità e pensiero della riappropriazione, ecco, rivendicando come materialismo il riscatto di ciò che la cultura dei dominatori ha escluso. Ma la parte maledetta, vedete tra virgolette, ciò che è stato escluso dalla cultura dei dominatori, non si lascia tanto facilmente ricomprendere in una totalizzazione. Eccolo qual è sempre il problema. Gli esclusi hanno fatto esperienza del fatto che la stessa nozione di totalità è una nozione signorile dei dominatori. Anche in questo caso, quindi, si può scorgere quell'errore di fondo, cioè l'errore appunto di un pensiero totalizzante che vuol totalizzare. E che quindi si richiama inevitabilmente a qualcosa di forte, un pensiero forte, ecco. Tuttavia ci sono stati evidentemente dei pensatori che hanno criticato questo approccio, mettendo in risalto come in realtà queste metanarrazioni siano tutte narrazioni superate, insostenibili. L'illuminismo stesso, la concezione idealistica, il marxismo, ecco, ci riferiamo ovviamente a Lyotard, che è stato uno dei pensatori che maggiormente ha influenzato Vattimo. E che va detto, partiva da una prospettiva neanche filosofica in realtà, ma questo pensiero faceva parte del tempo, tuttora fa parte del nostro tempo. E in un certo qual modo, ecco, se dovessimo individuare però il protagonista, ecco, di questa rivoluzione, colui che ha rimosso l'essere dalla sua stabilità, dalla sua presenzialità, dalla sostanza, colui che ha rimosso l'usia per concepire l'essere in un modo completamente diverso, diremmo quasi opposto, beh, questo è Heidegger. E quindi all'interno del saggio l'omaggio ad Heidegger è quanto mai presente. Scrive Vattimo: non c'è riappropriazione possibile senza liberazione dell'essere dal carattere della stabilità, presenzialità, dell'usia. Quindi, se vogliamo una riappropriazione, ecco, la direzione non può essere quella della dialettica idealistica o della dialettica anche marxiana. Ma deve essere quella di seguire il percorso tracciato da Heidegger, che rimuovendo l'essere appunto dalla sua stabilità, dicendo che l'essere non è, ma accade, ecco, ci porta su un altro orizzonte. E qual è questo orizzonte? Beh, innanzitutto questo orizzonte è quello della differenza ontologica che abbiamo visto nel video su essere e tempo e a cui Vattimo rimane fedele. L'essere una cosa, l'ente l'altra. Non coincidono, non sono la stessa cosa.
Ecco, l'essere è quella radura, è quel luogo chiaroscuro, è quel luogo che ad un certo punto permette l'illuminazione dell'ente, ma che si ritrae sempre, che sta sempre alle spalle, ma che nel suo essere è anche qualcosa di più grande rispetto agli enti e rispetto all'ente. È qualcosa che non è in realtà. Potremmo dire che l'essere, nella concezione di Heidegger, è un niente, non un niente assoluto, perché altrimenti non si determinerebbe nulla, ma è sempre quel chiaroscuro che permette, ecco, che permette l'essere, l'essere che si determina come accadimento e di cui noi dobbiamo essere nient'altro che i pastori, ecco, come dirà Heidegger, il pastore dell'essere. Ebbene, qui non è difficile tracciare le somme. Se l'essere, come dire, è quel lasciar essere, è quel chiaroscuro che sta dietro le cose, sta dietro l'enti, se l'essere non può essere entificato, se l'essere è temporalità, se l'essere è ciò che accade di volta in volta, beh, allora è chiaro che quest'essere dirà Vattimo, forse così forte non è. Ma si dimostra un tantino deboluccio in questo senso. E questo, senza addentrarci troppo nei dettagli, è forse uno dei principali presupposti, ecco, del pensiero debole. Interpretare l'essere non nel classico modo metafisico, non come qualcosa di entificato, ma come un qualcosa che ente non è, che pone una differenza abissale, potremmo dire, rispetto all'ente. Qualcosa che sta dietro. Qualcosa che accade e in questo suo essere temporalità, in questo suo essere rimosso, ecco, nel suo perdere la presenzialità, la stabilità che gli era sempre stata riconosciuta, beh, allora è chiaro che in tutto questo si mostra anche quella che possiamo considerare una debolezza, ma una debolezza che non va intesa però in termini necessariamente negativi, ecco, questo deve essere chiaro, insomma, perché è apertura, perché è possibilità, ecco, questo è il punto. E abbiamo più o meno adesso tutti gli strumenti, abbiamo cercato un po' di ripercorrere a grandi linee, insomma, quelli che sono gli orientamenti, quelle che sono le influenze, i passaggi di questo saggio. Abbiamo ora tutti gli elementi per capire allora che cosa si debba intendere per un'ontologia del pensiero debole, che in realtà è un'ontologia di per sé debole, nel senso che appunto è un'ontologia in cui vengono meno praticamente i requisiti classici della metafisica, i pilastri della metafisica. E allora, come pensa un'ontologia debole la nozione di verità? L'avevamo detto in precedenza che su questo avremmo chiarito. Ebbene, Vattimo individua quattro punti, noi li leggeremo e questi ci permetteranno poi di capire meglio che cosa significhi quindi il pensiero debole e un'ontologia debole, potremmo dire, della verità. Il primo punto, lo leggiamo, scrive Vattimo, il vero non è oggetto di un'apprensione noetica del tipo dell'evidenza, ma risultato di un processo di verifica che lo produce nel rispetto di certe procedure già sempre di volta in volta date. Il vero, ci dice Vattimo, non ha natura metafisica o logica, ma retorica. Cerchiamo di chiarire meglio questa citazione, che non è semplice. Che cosa significa che il vero non è oggetto di un'apprensione noetica del tipo dell'evidenza? Che il vero non si ottiene, ecco, come un qualcosa appunto che si imprime in noi, che attraverso l'intellezione noi possiamo cogliere nella sua evidenza. Non è questo, ma l'avevamo già capito cercando di spiegare il significato di ermeneutica. Ecco, il vero è il risultato di un processo di verifica che lo produce nel rispetto di certe procedure già sempre di volta in volta date, quello che abbiamo detto prima. Perché queste procedure, questa struttura anche del conoscere, in primo luogo il linguaggio, già ci appartiene, è già data. E in questo senso possiamo dire che la verità sia retorica, né metafisica né logica. Perché ancora una volta ci rifacciamo a quel discorso interpretativo, potremmo anche dire ermeneutica. Il secondo punto, leggiamo, verifiche e stipulazioni
accadono in un orizzonte reggente, che è lo spazio della libertà dei rapporti interpersonali, dei rapporti tra le culture e le generazioni. In questo spazio nessuno muove mai da zero, ma sempre già da fedeltà, appartenenze, legami. Ecco, questo è un ulteriore passo in avanti, ma che è profondamente legato a quello precedente, perché prima abbiamo detto che il vero è il risultato di un processo di verifica. Che cos'è questo processo di verifica? Vattimo ci spiega che le verifiche, questa verifica o le varie verifiche, insomma, cadono in un orizzonte preesistente, in un orizzonte reggente, che è lo spazio dei rapporti interpersonali, dei nostri legami, delle nostre discussioni, di tutto ciò che ci porta in contatto con gli altri, che produce conoscenza, produce confronto, dei rapporti tra le culture, le generazioni. Ecco, in questo spazio, scrive Vattimo, nessuno si muove mai da zero, ma è assolutamente così, certo, perché nessuno è tabula rasa, nessuno si muove mai da zero, ma sempre già da fedeltà. Certamente, perché pensare presuppone anche fedeltà in certe cose, appartenenze, legami. Tutto questo esclude il fatto di poter considerare la verità come un qualcosa che si acchiappa, come se fossimo delle tabule rase, che si imprime in noi, ecco, in un processo di evidenza puro. Terzo punto. La verità è frutto di interpretazione, ancora una volta ermeneutica, non perché attraverso il processo interpretativo si giunga a un coglimento diretto del vero, ancora una volta, ecco, come decifrazione o smascheramento. Ecco, ti abbiamo smascherato, verità, ora sei nostra. E no, ma perché è solo nel processo interpretativo che la verità si costituisce. Quindi la verità non è un qualcosa, come dire, che si coglie direttamente nella sua purezza, ma è qualcosa che si costruisce e si costruisce attraverso il processo interpretativo, che è processo di dialogo, che è processo di linguaggio e di scambio. Ecco. E qui veniamo all'ultimo punto, che può essere quello più drammatico, ma insomma. Questo è, in tutto ciò, scrive Vattimo, nella concezione retorica della verità, l'essere esperisce l'estremo del suo tramonto. Ora, anche qui non dobbiamo disperare, nel senso che l'essere certamente ha perduto, e questo processo decostruttivo, questo processo di come dire, rivoluzione, per cui si è cambiato totalmente il modo di intenderlo, si è compiuto lungo tutto il Novecento. L'essere ha perduto quel carattere di stabilità, di presenzialità, ha perduto il suo fondamento. E da tutto quello che abbiamo detto sino adesso, dei punti che abbiamo letto, certamente siamo di fronte ad un'ontologia piuttosto deboluccia. Questo sì, questo però implica anche il fatto. Ancora una volta, come scrive Vattimo, che un pensiero debole, che è tale anzitutto e principalmente a causa dei suoi contenuti ontologici, come abbiamo visto, del suo modo di concepire l'essere e la verità, è anche un pensiero che di conseguenza non ha più ragioni per rivendicare la sovranità che rivendicava il pensiero metafisico nei confronti della prassi. E qui chiudiamo con una considerazione, perché poi anche questo saggio si chiude con questa considerazione. Perché Vattimo lo scrive, lo dice apertamente, non giriamoci attorno. Vi può essere il pericolo che da una concezione siffatta, appunto, venga fuori quella sorta di abdicazione di cui si è detto inizialmente, cioè che di fronte ad un pensiero così, ad un pensiero debole, ci sia il tentativo di lasciarsi andare, ci sia un tentativo, ci sia un abbandono, ecco, al lassismo, alla mancanza di critica. In realtà bisogna capire che la questione va vista in maniera opposta. Proprio perché il pensiero perde quel fondamento, a quel punto maggiormente criticabile, proprio perché la verità viene fuori da un, come dire, dalla costruzione, dal dialogo, dall'interpretazione, proprio perché la verità è ermeneutica, ma ci sarà sempre modo a questo punto di criticare, occasione di criticare tutto, perché il tutto perde quella stabilità. È molto più complicato, diremmo quasi impossibile, criticare ciò che si impone come fondamento assoluto. E qui si potrebbero citare, per
Per far capire come questo sia un pensiero diffusissimo in tutto il Novecento, si potrebbero citare tanti autori. Noi, ad esempio, abbiamo visto il video sul futuro della democrazia di Norberto Bobbio, ma Norberto Bobbio pubblicò anche un'altra raccolta di saggi, si intitola L'età dei diritti. In quest'opera, nel primo saggio, viene criticato il cosiddetto fondamento assoluto dei diritti. E uno anche qui potrebbe alzare le mani e dire: ma come, non esiste un fondamento assoluto dei diritti? Bobbio dirà: no, esiste un fondamento certamente, ma non può dirsi assoluto. È un fondamento anche qui sottoposto alla temporalità, sottoposto alla storicità. È temporale e deriva di volta in volta dal consenso che le persone danno a quei diritti, quello che si può anche chiamare consensus omnium gentium. C'è un fondamento, ma non è assoluto. E anche qui si potrebbe dire: ma come, non c'è un fondamento assoluto? Quindi questi diritti perdono di valore? No, non perdono di valore, anzi, proprio per la loro temporalità, proprio per il fatto di essere storicamente determinati, potremmo dire, si possono anche mettere in discussione, si possono anche ampliare. Questo discorso non può essere trascurato. Perché molto spesso si sono avanzati anche dei diritti, o si sono considerate determinate prerogative, determinati status, ecco, come derivanti dalla natura umana, come derivanti naturalmente, per i quali non si poteva fare nulla, bisognava soltanto accettarli. Ecco, in questo senso un pensiero debole aiuta in realtà, perché aiuta a poterli discutere. Se manca un pensiero forte in questo senso, una struttura fondativa, vuol dire che tutto può anche essere messo in discussione e può essere discusso. E quindi questo è un aspetto importante. Noi adesso abbiamo proposto questo esempio, ma se ne potrebbero proporre tantissimi. Per dire come questo pensiero debole, certo, spaventa, certo, espressione anche della tragedia, quella che è stata definita, la filosofia della tragedia. Però può anche aprire, e lo fa, il campo ad un modo diverso di pensare, che non è necessariamente, ecco, il male assoluto, ecco, o l'abbandono al non senso.